prova. Allora, Joy in Dance è un inno alla felicità, alla gioia e all'energia, il luminoso, la mossa di più arancio che apre un pochino, prendono ciao ragazzi! Siamo da Dioro, Gia Milano, proprio San Babila, e con noi Francesco che ci aiuta a fare un bellissimo flash, giusto? Flash make-up. Cosa mi hai realizzato oggi? Allora, oggi abbiamo realizzato un make-up utilizzando la palette, questa è la nuova palette che è la 002, è la warm, quindi abbiamo dei colori naturali all'interno, e abbiamo utilizzato in realtà in maniera molto leggera quelli che sono sia i pigmenti scuri che i pigmenti postali, andando a lavorare sul colore castano dei tuoi occhi. Quindi è un trucco personale, assolutamente sì, personalizzato, e tiene conto di quelle che sono le tue esigenze. Quindi l'ho utilizzato anche per il fondo il primer nuovo che è questo della linea Backstage, che fa lavorare molto bene sulle pelli, specie quando siamo delle pelli per tutti, un trucco giorno sicuramente. Adesso abbiamo appena terminato la parte alta del trucco, generalmente si inizia dalla parte alta, poi dipende, però in questa fase è iniziata la parte alta, stiamo adesso muovendoci creando un minimo di contrasto per dare anche la base un po' più luce. Facciamo intanto, andiamo la parte alta con mascara, questo di qua è come a casa. Il senso di Backstage è proprio di un trucco assolutamente naturale, ma che va a valorizzare quelli che sono gli elementi. Nella parte di scuola voleva deve uscire in risato, non tanto. Esatto, e più in questo caso si lavora su quelli che sono i punti di forza, cercando di migliorare il più possibile. Avendo una parte alta sull'occhio molto ampia, si riesce a creare anche una sfumatura leggera, ma che va a valorizzare proprio quello che è il colore dell'occhio, che non è un castano puro, ma un castano con degli effetti più drammatici, e quindi il colore tiene conto proprio di questo. Adesso usiamo quello che è il flash di cui vi parlavo, che è il Trafalgar, per andare a dare un tocco di colore vicino alla parte in prossimità dell'occhio, e questo ci aiuta a dare dei punti di luce. Quindi iniziamo a toccare le labbra in maniera naturale, ma partiamo dal tipo 001, che è un colore praticamente universale. Il balsamo ha un'azione immediatamente idratante sulle labbra, ma ravviva naturalmente il colore delle labbra grazie alla tecnologia che ha al suo interno. Andiamo a tamponare sulle labbra. Esatto, è morbidissimo e ci consente a questo punto di andare a valorizzare la presenza di colore, magari. Allora, sì, mi serve questa postazione, perdonatemi.